Rappresentanti dell'opposizione mettono in guardia su un probabile intervento dell'esercito contro i manifestanti in Ucraina. Nonostante le temperature glaciali, a Kiev centinaia di persone continuano una protesta che dura ormai da 2 mesi, durante la quale sono già morte almeno 6 persone e il cui epicentro rimane Piazza Maidan. Esponenti dell'opposizione si sono radunati alla clinica dove è ricoverato Dmytro Bulatov, l'attivista scomparso una settimana fa, che sostiene di essere stato torturato e che la polizia avrebbe cercato di arrestare. L'inizio della nottata è stato un po' preoccupante a causa della presenza della polizia. Gli agenti sono venuti da noi e hanno cercato di entrare, ma i nostri avevano la situazione sotto controllo. Ho portato la mia macchina per permettere loro di riscaldarsi un po'. Poi la situazione è stata tranquilla. La vicenda di Bulatov, le cui immagini sono state mostrate in televisione, accresce la rabbia dei manifestanti antigovernativi. Per ora non bastano i provvedimenti adottati dal presidente Viktor Yanukovych su amnistia e leggi repressive nei confronti dei manifestanti.